Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Carloni, buongiorno. Torri, buongiorno e buon appetito a tutti, eh? A ciao te, Mimmo, buongiorno. Buongiorno, 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 come state? Tutto a posto. Sì, devi dire un trionfo, devi dire. Un trionfo. Un trionfo, dai. Meglio sì, dell'Italia. Sì. La verità, ma perché devi infierire, dai? Scusa, tu adesso io non voglio dire quelli che hanno giocato perché non mi permetto, perché, ma tu la panchina l'hai vista, ma che è Atalanta 92-93, che è? Cioè, non, cioè come fai a pretendere di più da una squadra che non c'ha valore, un allenatore che fino all'altro ieri giocava in un retrocede, ma che cosa volete voi italiani? Piatevela con Tavecchio, piatevela con Lotito, piatevela con questi qua, cioè che devono fare? Bonucci abbiamo capito che, Barzagli abbiamo capito che, quell'altro abbiamo capito che, quell'altro non è buono, quell'altro non è mai stato buono, Salin sa perché, e voi vi lamentate dell'Italia. No, però almeno prova a giocare a pallone se potrebbe. Abbia ricordare quando tu eri ragazzetto. Molti anni fa. E neanche troppo. Gente come Pruzzo e Bruno Giordano non riusciva a trovare spazio nazionale. Ricordate sempre questo. Perché c'erano altri che erano meglio, e sto parlando di Pruzzo e Giordano che oggi, nel calcio di oggi, farebbero 40 e 39 gol per uno, uno di meno Buongiordano per ovvio motivo, ma insomma Buongiordano gli mandiamo un grande abbraccio. E adesso tu c'hai questi che c'hai, insomma, dai, adesso bene, non parliamo dell'Italia perché veramente mi porti proprio fuori strada, dai. No, ma non c'era neanche un romanista. Beh, quindi è chiaro che la squadra c'è così, ma io voglio dire, non è che sono contento, tecnicamente mi dovrebbe interessare qualche cosa, mi interessa relativamente poco o tanto, fai te. Però noi non possiamo pensare di dire, ah, però la Macedonia, l'Italia è questa, cioè avete voluto creare i presupposti affinché si facciano queste figure, queste sono le figure che voi vi meritate, tutto qua, insomma, dai, però ci sarà modo, tempo e maniera, tanto stasera ci pensa Edin Dzeko, dai, vedrai. Lo so, Edin Dzeko se fa gol e batte il Belgio. Ma scusa una cosa, tu stasera chi fai il tifo tra Bosnia e Belgio? Bosnia. E allora Italia via al punto che la cosa con Panucci lunedì, ma che te stai a preoccupare? Cioè adesso tu vuoi impedire a Giacomo eventualmente di festeggiare e venire qui caricato a pallettoni per la partita di sabato prossimo? No. A Pieri, dai, andiamo. E no? Se saltasse una partita senza gol, capito? Che ma sì, bravo, ma tu a che cosa devi pensare? Alla Bosnia, al Belgio o a Roma? A Roma. E allora quindi che te devi augurare? Che Diego fa un partitone, se ringazzulisce un altro po', capito? Poi dopo quello che verrà tanto lunedì, l'Albania, cioè io insomma l'ho vista un po' la partita ieri, che poi di fatto, se non sbaglio, correggimi Pieri, l'Albania ha preso gli stessi gol dell'Italia in Spagna. Sì, esatto. Esatto, quindi voglio dire, poi il Poro Panucci e il Poro Ventura sono tutti pori, però poi alla fine stiamo bene così, dai. Avete già cominciato a parlare. Ma Panucci in panchina come lo vedi? Allora, avete già cominciato a parlare di Roma-Napoli? Non abbiamo mai smesso. No. Allora, avete cominciato a dire tutte le cose che vanno dette? Allora, i biglietti e le cose, l'orario da inizio della partita? L'ingiustizia. No, l'orario allora, è rimasto 20:45 e è successo qualcosa? Per no? Il momento, per il momento. Ci stanno alle 13:05 è ancora quell'orario lì. Mm. Ma non credo che lo cambino. Però cioè, qualcuno sta spingendo, te lo dico, e non è la Roma. Però, ah, questo non c'ho dubbio. Vabbè, quindi andiamo avanti. Allora, l'arbitro chi sarà? Perché cominciamo a fare questi ragionamenti, dai. Orsato? Di schifo? Sì, di schifo, quello okay, lì. Perfetto. Tu dici questo, Pierino? No, so, il primo mi è venuto in mente. Rizzoli ha smesso. Sì, fa il disegnatore. Lo bello, buonanima. Tagliavento. Casarin. Casarin sta bene dove sta. Michelotti. Michelotti te lo ricordi? Sì. Mamma, Colina. Michelotti, Piero mio, Roma Inter, ricorda al 90°. Non ricordo. Siamo tutti scappati perché cominciarono a... Vabbè, insomma, vabbè, niente di che. E Orsato, no? Dice, ma perché state a parlare dell'arbitro? Io parlo dell'arbitro, vorrei provare a parlare anche, Piero, dell'arbitro VAR. Sì. Perché io temo sempre che il controllore non abbia controlli. Perché e quindi chi controlla il controllore? Piero, guarda che oggi ha più potere l'arbitro VAR che l'arbitro in campo. Se tu ci pensi. Tranne che le partite per la Roma, e devo dire anche per la Lazio, sono gli unici due club che ancora non hanno avuto il piacere di andare in televisione a vedere quello che era successo un attimo prima, capito? Dipende però dalla personalità dell'arbitro in campo, Mimmo, da quello che ci raccontano, no? Perché poi è lui che prende la decisione finale in ogni caso. Sì, però è una decisione che gli viene suggerita. È anche una decisione che lui prende dopo essere andato davanti al video a vedere quello che gli era stato detto dalla cabina di regia. Quindi, non lo so, è un discorso un po' complicato. Gli arbitri ovviamente rivendicano il loro potere, gli arbitri del campo, perché non possono fare diversamente. Poi in realtà
abbiamo visto che tante volte conta più l'arbitro VAR, insomma, che poi dà delle indicazioni, o guarda che non ti sei accorto questa cosa, va a rivedere, ah sì, aspetta, vado un attimo a rivedere, quello va a rivedere e poi magari annulla, convalida, eccetera, eccetera, no? Quindi, insomma, il potere dell'arbitro VAR è molto alto, ripeto, sempre e soltanto per partite che non tengano conto della Roma, perché la Roma sotto questo aspetto non c'è. Ho letto l'altro giorno Rosetti, Piero di sarà capito di leggere, no? Un'intervista bellissima alla Gazzetta dello Sport, sì, ci sono stati 2 o 3 episodi che non sono, e di che ti ha parlato? Il calcio di rigore al Genoa, Genoa Juventus, perché era un fuorigioco. Nessuno si è azzardato, ma perché, che gli frega, a dire, ma scusate, ma per farlo di screener su Perotti a Roma Inter, per carità, ma l'hanno cancellata quella partita, che è cancellata, beh, sì. Io guarda, te posso assicurare una cosa, Catoni, non l'ho cancellata, lo so, ce l'ho presentissima davanti ai miei occhi, e ogni volta che vedo determinate scene mi viene in mente quella partita. Tu tutto pensa lì. Che Spalletti ha detto che l'Inter poteva avere anche qualche punto in più. Sì, no, Spalletti ha anche detto, ma io lo capisco, lui è uno che, tu sai perfettamente che il giorno dopo che è andato via Trigoria, anzi forse qualche giorno prima, comincia a fare Amala e tutte queste cose qui, cantava le canzoni, quindi ha detto anche, ma qual è il rigore? Non era rigore, si vedeva occhio uno che non era rigore, hanno visto tutto il mondo che era rigore, lui giustamente adesso è tesserato dell'Inter, fa il tifoso dell'Inter, come prima era tesserato della Roma, faceva il tifoso della Roma, io lo capisco, tutti teniamo famiglia, no Piero, e quindi di conseguenza dobbiamo adeguarci. A quel livello penso che te può pure permettere di essere onesto. No, ma io no, tu hai usato un aggettivo che io non ho usato, ho fatto soltanto un discorso di natura, come ti posso dire, commentativa. Nei commenti tu puoi anche dire una cosa diversa, non significa essere onesto o disonesto, significa dire magari sì era rigore oppure no, non era rigore, cose di questo genere, però insomma poi ognuno torna a ripetere, tiene famiglia e si comporta di conseguenza, però il fatto che si sia fatto un primo bilancio dell'esperimento VAR a livello del campionato e non si sia nessuno ricordato di dire guardate che Roma Inter, che non è stata, con tutto il rispetto, Crotone e Benevento come importanza per il campionato, no, è stata Roma Inter, una partita che sta determinando un certo tipo di classifica e per l'una e per l'altra, quindi lì c'è stato un episodio sconcertante. Ti è piaciuto questo aggettivo? Sì, non sì. Casuale, e che poi ci sta? Non casuale, e di conseguenza secondo me se ne dovrebbe parlare, poi se uno non lo parla, pazienza, chi se ne frega, via, andiamo avanti, no? Okay. Sì, un altro po'. Ha già fatta la squadra per sabato oppure si aspetta? Vorrei capire bene chi recupera. Sì, questo sì. Io penso che De Rossi recuperi, Perotti recuperi. Penso pure Pellegrini ci possa avere una chance. Poi bisogna vedere come arrivano questi dei nazionali. Sì, certo. Stanno tutti in giro, non si sa mai. C'è ancora un turno? Un po' sul chi va là. Lo so. Meno male che Martinez non convoca più Nainggolan, mi dispiace per lui, sono contento per la Roma, perché questo poi dopo appartiene alla mia filosofia, che sti capperi, che siete voi, io so io, deve stare qua. E mi sembra che sia abbastanza prematuro, no? Abbastanza prematuro sì. Parlare di formazione, sarà sicuramente una bella partita, io penso. Ma tu pensi che Eusebio Di Francesco farà una valutazione su quei giocatori che sono rimasti qui piuttosto che su quelli che sono andati in giro per i nazionali? Insomma, Giacchi è un giro. Gioca. Insomma, che te devo dire? Chi altro è un giro? Alisson. Non so, bravo, Perotti e Sharawi, se Perotti recupera, è rimasto qua. Sharawi però ieri stava a Torino in tribuna, stava bene, oggi ricomincerà un pochino, magari, cioè non è questo grandissimo problema, non ha lesioni, non ha niente, no. Quindi insomma potrebbe essere anche lui recuperato. Del resto noi dobbiamo fare i conti con questi, perché ho letto, come avrete letto voi anche questa mattina, c'è stato questo test, la primavera, e giocatori che noi vorremmo vedere in campo ancora non stanno in campo perché fanno un lavoro differenziato. Alcuni lo devono fare perché sono degli infortuni che gli sono capitati recentemente, altri che sono di lunga degenza, penso a Carstop che sta diventando sempre più un punto interrogativo. Io francamente vorrei che qualcuno facesse luce una volta per tutte su questo ragazzo, perché non è più ammissibile secondo me che non si spieghi per filo e per segno quello che sta accadendo, perché lo ripeto, questo ragazzo al quale era stato diagnosticato un riposo di 4 settimane circa dopo l'intervento di pulizia del ginocchio, questo era stato detto, ma non era un intervento di pulizia del ginocchio evidentemente, a meno che ne hanno tra tutta la monnezza di Roma che c'è questo periodo dentro il ginocchio di caso, e quindi probabilmente ci vorranno mesi per levarla, però adesso la mia era una battutaccia, me ne rendo conto, ma neanche nemmeno troppo. E quindi vorrei capire come sta sto ragazzo, insomma, non vorrei
vorrei che recuperasse prima Emerson Palmieri di lui, perché se continua sempre a dire e farà qualche minuto caccia Pecoense e domenica salto lunedì si mette in gruppo e poi nel gruppo non ci rientra mai, sta sempre fuori. Vorrei capire. Poi fa parte del mio mestiere, cioè, riuscire a capire il tuo mestiere, Piero, del nostro mestiere, riuscire a capire perché succedono le cose. Poi qualcuno non ce lo può dire, pazienza. O magari ci trova delle soluzioni alternative alla verità. Va bene pure questo, poi però ognuno poi fa i ragionamenti per conto suo, poi valuta, vede, e poi c'è un dato di fatto, questo ragazzo ancora non ha fatto mai un allenamento con la squadra, e questo siamo al 7 di ottobre, mi sembra un pochino, no? Strano quantomeno, no Pia? Direi di sì, anche perché non si vede ancora, non si vede ancora la luce. Ma pensavo che stai a fare un panino. A me tra l'altro in questo momento mi preoccupa anche Chic, perché sembrava pure lui destinato proprio il coltello nella piega, come diceva quell'amichetto mio. Ma sai, il problema vero di Chic è che è rimasto troppo fermo. Evidentemente lui ha una struttura muscolare che lo porta a doversi allenare in continuazione. Lui, da quando è finito il campionato, poi è andato a fare le partite con la nazionale Under 21, poi c'è avuto questo problema, questo stop, anzi non c'è stato uno stop perché nessuno gli ha detto che c'era un problema e l'hanno continuato ad impiegare, anzi a mandarlo in campo, e di conseguenza poi lui si è dovuto fermare, ha fatto pochi allenamenti con la Sampdoria, ma era sempre sul punto di andare via, quindi non poteva essere prontissimo al 100%. È arrivato alla Roma, ha fatto qualcosina. Di Francesco, io vi ricordo che Di Francesco diceva sempre dateci piano, perché devi fare tutto il lavoro di recupero, di condizione, devi fare di fatto la preparazione e cose di questo genere. Gli ha fatto fare un quarto d'ora. Pie, io ti dico una cosa, se tu fai un quarto d'ora pure te, cioè, voglio dire, forse gli fai. Allora evidentemente è stato pure un pochino sfigato sto ragazzo, perché non è che siccome ha fatto un quarto d'ora e quel quarto d'ora se ne... oppure anche in questo caso, no, anche in questo caso non lo posso dire, oppure in questo caso non è stato detto tutto riguardo il suo primo infortunio, quello che era edema, una cosa del genere, eccetera eccetera, no? Tu correggimi se sbaglio. Il sospetto è legittimo. Perché se no qui controllate il controllore, voglio dire, anche in questo caso, perché se no non ne venivo mai a capo, vabbè, no, cioè, sarà che io c'ho una voglia di vederlo con la maglia da Roma, questo che ma mi sì, si porta via, ma pure io, ma come tutti del resto, no? Questo ragazzo che resterà per un po' di tempo nella storia della Roma come l'acquisto più importante, più oneroso di tutti i tempi, ok? E quindi anche per questo, ma non solo per questo, ovviamente c'è voglia, c'è curiosità di vederlo in campo per capire, mamma mia guarda chi abbiamo preso, mamma mia quanto abbiamo speso, però vediamo quello che dà, no? Ok? E questa è una curiosità che fino adesso è stata repressa, che nessuno ha potuto così evadere, e di conseguenza siamo tutti in attesa, quindi c'è la voglia di vederlo prima possibile, però mi rendo conto che se non ci sono le condizioni tu non è che poi stai lì a dire vai in campo tipo Gago, no? Che si è rotto il crociato, ha detto no io voglio andare, io si è rotto il crociato perché ha giocato a Roma qualche esattamente anno fa. Però io apprezzo anche, no, perché adesso Gago viene etichettato come un eroe, no? Ok? Perché si è rotto il crociato, sì, però fermate il medico e il massaggiatore, però, perché tu medico e massaggiatore, se c'hai un tuo giocatore che si è rotto il crociato non lo devi rimandare in campo. Ma no, non stiamo a scherzare, perché tutti fanno gli eroi, poi ci sono pure quelli che favoriscono un certo tipo di eroismo, e lì il medico e il massaggiatore dovevano intervenire. Ah bello, che vuoi fare te? Guarda se te ne vanno negli spogliatoi. Quello era l'atteggiamento. Ma certo. Perché poi il rischio è totale del giocatore, no? Però hai detto bene te, è passato a Roma e quindi è fatto il crociato. Ce ne abbiamo altri, no? Non lo so, speriamo di no, insomma, ecco. Okay, già sta stagione siamo partiti belli carichi, direi che ne abbiamo già dato. Ma anche l'anno scorso secondo me anche peggio a livello dei crociati. Mamma mia. Però farei del gesto apotropaici, ma non posso permetterlo perché di fronte a una signora, quindi però va bene. È chiaro, con il pensiero li facciamo tutti. Tra l'altro ieri ti ascoltavo proprio su questo discorso. Oddio, di Chic, Mimmo, no? Dicevi sembra quasi non esserci attesa, in realtà c'è, ma si sente meno e sarà minore anche per fortuna. Pressione sul ragazzo, esatto. Perché poi avrà modo e tempo di inserirsi con calma, proprio perché la Roma nel frattempo va bene, anche se la molti Roma non sta lo dicono andando bene, ha trovato un certo tipo di rendimento, anche senza quello che doveva essere la sua stella. Evidentemente il lavoro che è stato fatto anche senza la stella è un lavoro positivo,
però ripeto, la curiosità c'è, la curiosità di Piero, la curiosità mia e di tutti i tifosi della Roma, proprio per capire che cosa ti possa dare questo giocatore. Io spero prima possibile, insomma, Schick, Kasdorp, Emerson, Palmieri possano tornare in gruppo, perché la Roma sta andando bene e, lo ripeto, facciamo tutti i gesti che possiamo fare con questi giocatori qui. Tu mettici in altri tre come questi, probabilmente, a regola di Bazzica, dovrà andare meglio, no? Certo. Perché avrai più alternative, avrai più possibilità, più opzioni. Quindi bisogna tenere botta in questo periodo in attesa di recuperare tutti. Tu, Piero, sei della mia tesi che comunque pure il puntarello, io mo pio contro il Napoli per la serie, rivalutiamo il puntarello? Sì, sostanzialmente sì. Sostanzialmente, certo. Cioè io 4 punti le prossime 2 partite firmo, per dire, che di solito non firmo mai, però... Poi certo, se fossero 3 con Napoli e 1 col Toro sarebbe meglio. Aspetta, chiaro, chiarissimo. Però ricordati pure il calendario che ci sarà tra sabato e domenica prossima. E se tu devi prendere punti, certo, ripeto quello che dicevo ieri, perché poi se tu batti il Napoli fai bingo, perché fai 6 punti, ne fai 3 e poi ne levi 3 al Napoli, che è tuo avversario diretto. Esatto. Però se tu ne fai 1 il Napoli non ne fa 3. Sì, certo. E questo è un ragionamento che adesso, prima, nella vigilia della partita, noi dobbiamo fare, proprio perché l'anno scorso tante volte la Roma ha perso delle partite in maniera sconsiderata, e se anche avesse recuperato un puntarello in quelle circostanze, poi alla fine fai uno più uno più uno più, magari non ci fai niente, non ci fai niente. Che dici, però, Bergamo, per esempio? Ma Genoa-Casandoria, Cagliari, cioè fammi rivalutare Empoli o Empoli? No, è Empoli. Empoli, con la linea aperta, Empoli. Ma secondo te Di Francesco col Napoli gioca 4-3-3 o 4-1-4-1? lo sapevo che te mettevi a ridere. Gioca 4-c'è, sicuramente. E poi diventa in realtà 4-1-4-1, a seconda di dove sta la palla e chi ce l'ha. Ma secondo te è più offensivo 4-1-4-1 o 4-3-4-c'è? 4-c'è. De certo è più offensivo di tutto rispetto al 4-4-2, che è il modulo più difensivista che esiste in circolazione, più del 5-3-2, pensa. Io penso che lui non sdirazzerà, nel senso che partirà questo 4-3-3, che poi 4-1-4-1 con vari accorgimenti. Io immagino che sarà una grande partita da un punto di vista tattico. Per forza contro il Napoli devi giocare sul piano tattico. L'anno scorso Spalletti la mise sul piano tattico e fece 3 pere a Napoli, ve la ricordate, no? Sì, sì. Ecco, io mi auguro, come diceva quello, che in qualche modo Di Francesco possa trovare le soluzioni. Il Sassuolo ha messo sempre in imbarazzo il Napoli. Sì, il primo anno vinse, il primo anno di Sarri, però il Napoli andò a giocare a casa del Sassuolo la prima di campionato e perse 2-1, passando in vantaggio con Amsic, e poi segnarono Magnanelli e non mi ricordo, e comunque vinse poi il Sassuolo 2-1. E però Sarri cominciò malissimo con la sua esperienza a Napoli. Le prime 3 giornate fece quella sconfitta, pareggiò in casa con la Sampdoria e poi pareggiò ancora una volta fuori, e a quel punto cambiò modulo, perché lui cominciò a giocare col 4-3-1-2. Poi sì, mi seguaccio c'è, ok? E di conseguenza nacque il Napoli di adesso, perché ha trovato delle soluzioni diverse, si è inventato altre cose, però sì, in quella circostanza il Sassuolo è messo in grande difficoltà. Se tu ti vai a rileggere le cronache, trovi dei grossi elogi a Di Francesco. Eppure l'anno scorso, mi pare, finì 2-2, gran gol di De Vrij, mi ricordo, a Napoli. Sì, mi ricordo molto di più quella prima partita della prima esperienza del primo anno, perché quello è un Napoli che, insomma, lì davanti c'era Higuain, cioè insomma stiamo a parlare di un Napoli diverso da quello della passata stagione, insomma, anche per poi tu mi dici Mertens, Higuain, chi te pi, insomma, io Mertens mo piavo 3-4 anni fa quando faceva la riserva al Napoli, non so se voi ricordate si diceva Calleone, Higuain e Mertens, Calleone, Higuain e Insigne, e Mertens partiva sempre dalla panchina. Io dicevo, se me ne via uno del Napoli, ne via Mertens, perché stasera per chi fa il tifo? Allora ripetiamo un po', Bosnia-Belgio? Per Dzeko, dove c'è un giocatore da Roma? Devo dire una cosa, ma insomma frega niente a nessuno,
mi entusiasma molto di più la MotoGP della Formula 1. Beh, sì. A livello di emozioni credo non ci sia paragone. La Formula 1 talvolta diventa una noia infernale, la MotoGP sta sempre con l'adrenalina al massimo, e vedere questi che vanno alle stesse velocità, uno con una macchina, uno con una moto e due ruote, mi fa un po' paura, però forse è quello che attira un po' l'attenzione, no? Quindi, però non lo so, io sono molto ansioso di vedere, no, ansioso non è vero, però curioso. Curioso di vedere brava e Bosnia-Spagna. Tu che fai tipo via Bosnia? Scusa, Belgio? Bosnia, okay. Perché c'è quel pippone. Allora, esatto, te voglio dire una cosa. Qualora ci fosse stato Nainggolan nel Belgio, tu perché avresti fatto il tifo? Pareggio. Non c'è. Sei un vecchio democristiano, lo posso dire. Avrei fatto comunque il tifo per la Bosnia, perché insomma non se la prenda, se qua, ma io belgi non è che mi stiano estremamente. Ma perché? Che ti hanno fatto? I cioccolatini? Quelli dei. Sì, cioè, hai mangiato male quando sono andati a Bruxelles? No. Che hai fatto? No, però insomma. Non, sono i cavoletti che non li trovo. Perché più se no. Simpaticissimi. Vabbè, per ovvi motivi, no? Siamo ok. Sì, cioè, quali sono, però mi dice sempre, ah certo. È ovvi motivi. No, ovvi motivi, tu sai perché. Quali sono? Allora, tirami uno, tirami, facciamo, visto che voi siete stanchi, faccio io la conduzione della trasmissione. Dai. Bene. Allora, levemene uno del Napoli che tu proprio dici, guarda, questo non lo voglio vedere sabato. Oh, ma niente di che, Insigne. Insigne, Cato? Ma io Mertens nel dubbio. Mertens, Però la mia qualità là davanti gli ha da Insigne. Fra i due... Se me levi Koulibaly io sono un po' più tranquillo. Vecchio maiale, È bravo quello. È bravo. Cioè, capito? Dice che se levi lui si aprono un sacco di varchi là dietro. Insomma, voglio dire. Tu c'hai un attaccante che insomma, appena c'ha una mezza metrata. Oh, a Pia, io ho sentito anche lì che se c'era la deviazione Romagnoli ha sbagliato il gol. L'ho sentito. Sì, pure io. Di che stiamo a parlare? Però, ma l'hanno detto i protagonisti: 70 minuti di dominio e poi prende un gol per una deviazione. Mi pare Çalhanoğlu disse. Ma lascia, perché chi? A Çalhanoğlu. Ma lascia, devi ringraziare a Dio che ti ha parlato Rudy Föller, che ti ha portato pure a indossare. Dai, lasciamelo. Quindi tu te butteresti più su un attaccante, io mi butterei più su un difensore, pensa. Che ci può stare? A voler togliere qualcosa. Cioè, stiamo giocando, lo dico a tutti i tifosi del Napoli che sono all'ascolto, perché ce ne abbiamo tanti, tu sai, questa. C'è grande attenzione per questa partita, però era soltanto per fare un giochino. Pierino, dimmi la cosa secondo te più sto a fare intervista, sì, la cosa più bella di Sarri da un punto di vista proprio dell'allenatore e la cosa che invece non ti convince. Poi alla Catoni invece gli chiedo di Francesco, a te te voglio su Sarri. La cosa più bella di Sarri è che fa giocare il Napoli in 30 metri secondo me. Palla a terra con un'ipotesi, una tendenza a essere un piccolo Barcellona. C'ha sempre 5-6 uomini intorno al pallone, c'hanno sempre la possibilità di dello scarico del pallone a un compagno libero. Più soluzioni si dice, no? Cioè un giocatore che non entra in possesso della palla, c'ha diverse soluzioni, poi sa lui scegliere quello che deve fare. Ok, invece la cosa che non ti convince? La scelta degli esterni. Ma d'attacco o di difesa? No, di difesa. Cioè? Insomma, Mario Rui, perché Cariolo? Mario Rui sta buono, lascia perdere. Non te devi impicciare, queste sono cose più grandi di noi. Cioè, a destra c'è Isaiah e Maggio, ma in Maggio mi pare che stia un po' verso la fase calante della carriera. Sì, però... Io al posto suo, insomma, se state un esterno... più che Mario Rui avrei cercato un esterno un po' più... E poi tu sai... Però tu non sai perché stavo cercando Mario Rui, magari... Ci sono delle storie che dietro noi non sappiamo. Sarri vuole ne ha avuto Mario Rui, questa storia però. No, sto dicendo così, sto ipotizzando, Piero, non mi fare più. Certo che è una storia strana, hanno pagato 10 milioni tra l'altro. Pure una cosetta in più. Allora, passiamo invece al capitolo di Francesco Catoni, venga alla lavagna, venga. Eccomi, venga, pronta. Venga. Mi parli di Francesco in parole circoncise, brevi e comprensibili a tutti. Qual è la cosa più bella di questo allenatore?
E la, secondo me, come è riuscito a catalizzare la sua attenzione sul, sul gruppo e a renderlo efficace subito, seppur ci sono stati tanti cambiamenti. Cioè, quindi, se proprio fa un discorso tattico purissimo al 100%. Capito, se poi un discorso di tattico, fammi un discorso tattico, dai. Cioè, che è attento in attacco quanto è attento in difesa, al di là delle stupidaggini che sono sempre dette. Vabbè, quelle saranno ancora dette. La cosa invece che non ti piace? Non l'ho trovata. Sei una pitona proprio in difesa, no, proprio, guarda, no. Che non mi piace, non l'ho trovata al momento. Vabbè, allora. E invece per te, mi? Ecco, bravo, ti ringrazio per questa domanda. Allora, prego, prego. Ma guarda, per quanto riguarda Sarri, credo che il suo limite sia l'eccessivo integralismo. Cioè, ho l'impressione che il Napoli gioca sempre 4-3-3, se non gioca 4-3-3 fa un po' fatica a giocare un altro tipo di calcio. Questo è tipico degli allenatori ortodossi, oltransisti, io sono io e voi non siete niente. E questo è un vantaggio che può trasformarsi in un difetto, un pregio che può trasformarsi in un difetto, quando tu non hai la capacità di cambiare in corsa quello che sta succedendo, di capirlo sì magari, ma non avere l'abilità di cambiarlo. Esattamente quello che è successo ad esempio contro la Roma l'anno scorso a San Paolo. Spalletti si è piazzato questo 3,5 dietro, lì ha faticato un pochino a Napoli a capire, non ha fatto 3 gol. Però mi piace come la sua idea di calcio, assolutamente, cioè uno che fa giocare bene la propria squadra, che ha bisogno di tempo, di fatica, di lavoro, di addestramento. La cosa che non mi convince molto è che lui impiega quasi sempre gli stessi. La panchina è panchina, i panchinari sono panchinari, riserve sono riserve. Deve proprio succedere qualcosa di clamoroso per poter giocare. Da quest'altra parte c'ho Di Francesco, che mi sembra uno che invece fa giocare tutti, e lo dimostra proprio i numeri, perché nella rosa sono rimasti soltanto a guardare il secondo portiere e quelli che non potevano giocare oltre a Cassan, che rappresenta comunque un caso, si può dire, particolare, ma insomma niente di clamoroso. Mi piace l'abilità di non fossilizzarsi sul suo schema, alla faccia di tutti coloro che dicevano che era uno zemagnano, un oltransista, un ortodosso. Anzi, Di Francesco ha dimostrato di essere l'esatto contrario, cioè di uno di adeguarsi tante volte alle esigenze della propria squadra, ma anche in funzione a come gioca la squadra avversaria, cercando di andare a colpire i punti deboli dell'avversario, sfruttando invece le sue qualità. La cosa che non mi piace di Francesco è che è troppo sincero in conferenza stampa, ed è ancora troppo come posso dire, troppo trasparente, sì, troppo per bene. Ma non in conferenza stampa, quando dico magari il sabato a Trigoria, proprio quando si trova di fronte alle telecamere con tutti. Con tutti, sì. Mi piacerebbe che lui fosse un pochino più paraculo, perché qualcuno facendo il paraculo è diventato un allenatore mostruosamente più quotato di quello che magari è in realtà, insomma, più di qualcuno, Eusebio, sai, no, ma lui è fatto così, cioè, è proprio così lui. Lo so, però adesso le cose vanno bene, ovviamente siamo tutti contenti. Sta tranquillo che quelli tutti dicono, che hanno detto recentemente, Piero, sono stati tantissimi, hanno detto, mi devo ricredere su Di Francesco, su quelli che poi la prima partita della Roma non vince, l'hanno detto, ho detto, però Di Francesco, sono quelli del GECO, sono gli stessi, quelli del Edin Dzeko e Pippone fan club, sono gli stessi di Eusebio Di Francesco, inadeguato fan club. Ma ci sta un fan club così? Assolutamente, ma è pieno dei due colleghi, ho presunti tali, scusa non ti offende Piero se ho detto questa parola, perché no. Esattamente. Però gente che vive secondo come gira a bandiera o come va al tassametro, capito Piero quello che ti voglio dire? Sì, è così. Ci ho presente. Tu, cioè, presenti i jukebox? Sì. Tu insert coin when lit, no? Cioè, sì. Devi mettere la moneta e parte il jukebox. Stessa cosa. Quanto è? Metti sta moneta, Di Francesco è inadeguato, è bravo, non è bravo, Dzeko è un pippone. Mario Rui è una pippa, quell'altra, capito? Cioè, ma secondo te Dzeko adesso ha convinti un po' tutti? No. Al prossimo gol fallito, riparte la tarantella. Ci può essere anche qualcuno che ha cambiato un po' opinione, perché poi dopo di fronte a 39 l'anno scorso, 23 gol e ultimamente 3 partite di campionato, è pure, voglio dire, uno slovacco oltre che un cieco se ne accorgerebbe, no? Hai capito la battuta? Sì, ho capito. Cosa ridi, dicevo. Però ti voglio dire che chi parte dal presupposto che Dzeko è una pippa, Dzeko è una pippa, oh. Ma come mo può essere Dzeko? Ma come io ho detto, ho scritto, ho fatto un intervento, che Dzeko è una pippa, mo improvvisamente Dzeko non è più una pippa. No, Dzeko è una pippa. Allora Dzeko fa go e io faccio pippa, cioè sto zitto.
Diego non fa gol. Ariecheme, ecco, avete visto? Che vi avevo detto? Se fa così, Piero. Ma qual è stato così il punto più basso di Diego, secondo te? Il punto più basso di Diego? Per me c'è una partita che Roma-Palermo, quando di sinistra ha mandato il pallone fuori. Per me è stato Torino-Roma. Torino-Roma, aspettatemi un po'. Ti ricordi che Roma l'ha persa? Sì, 3-1, sì. Guarda, se vai a rivedere qua la partita, lui credo che lui ci abbia 5, 6, 7, 7 occasioni. 8, 9, 20, dai, mo se pure te. E lì sembrava, cioè proprio dice, vabbè, ma questo proprio non fa gol. Da quel momento è stato una macchina da guerra. Vabbè, allora, però, visto che siamo in chiusura, sì, voglio farvi una domanda che è comune a tutte e due. Dai, ecco. Piero, tuo Pil 1-0? Pa Roma. Ho detto 1-0, mica 0-1, Piero. Ah, no, no, sì, certo, il Mobio, ma che stai scherzando? Cadone Dovino 1-0. De corsa. E allora fatte conto. Fatte conto, Mimmo. Ci sentiamo lunedì, sempre se Dio vuole. Grazie, ciao. Piero. Grazie, ciao, Valentina. Ciao, grazie a te, ciao Mimmo. A ciao, un abbraccio. Mimmo, un abbraccio.